Stai considerando di metterti con un americano, eppure sei italiano? Allora sei venuto nel video giusto, perché io oggi da psicologo bravissimo volevo condividere quello che so io, le differenze tra le relazioni d'amore in Italia e negli Stati Uniti. Ma per capire bene queste differenze bisogna dividere le relazioni in certe categorie, e la prima categoria è PDA. Lo so che la maggior parte di voi non sa cos'è, però PDA è un acronimo che significa Public Displays of Affection, ovvero fai vedere il tuo amore davanti agli altri, anche persone che non conosci o anche davanti ai tuoi genitori. Quello che già so ed è quasi scontato è che in Italia la PDA è qui e in America la PDA è qui. E dico solo che non è qui perché qui è il Giappone. Un paese in cui tenersi per la mano è quasi vietato, e se lo fai stai rischiando tipo: oh mio Dio, quella coppia si tengono per la mano, oh mio Dio. È una cosa abbastanza seria se fai così. Invece in Italia, se non stai baciando per strada, ti guardano strano, ma tipo: che coppia siete? Non state nemmeno baciando. Oh, chiaramente sì, sto esagerando, però fa capire che in Italia si baciano, si toccano, si abbracciano un po' di più rispetto ad in America. E delle volte delle italiane ragazze mi hanno scritto e hanno detto: perché il mio ragazzo americano non mi fa vedere nessun amore? Perché non mi tocca, eccetera? perché in America non facciamo queste cose così tanto. E comunque non sapete quante volte uscendo in Italia ho visto due persone, tipo, non so, andate ad un parco e vedete una coppia, sapete già quello che stanno facendo sotto quel coperto. Andiamo alla seconda categoria, che sarebbe la gelosia maledetta. Devo dire subito che anche nella gelosia credo che gli italiani siano molto più gelosi rispetto agli americani, che non deve essere per forza una cosa brutta, anzi molte ragazze credono che un po' di gelosia ci sta e fa vedere che sei innamorato e che sei preso e che vuoi proteggere la tua ragazza con tutto te stesso. Capisco pure questo punto di vista, ma io come ragazzo non so, non sento tanta gelosia. Se Sonia sta parlando con un maschio anche per chat o per massaggio, una cosa che comunque non fa, ma se lo facesse non mi darebbe fastidio, anzi sono contento perché forse ha un amico. Secondo me la mia mancanza di gelosia è dovuto al fatto che sia perché mi fido, cioè nel senso sono in una relazione e mi fido dell'altra persona, non c'è bisogno di essere geloso, ma è anche un certo tipo di self confidence, nel senso non mi devo preoccupare tanto degli altri perché io credo che sono già un bravo ragazzo, un bravo uomo con cui la mia ragazza può stare. E ho anche degli amici svedesi, loro non sono gelosi per niente. Quindi penso che la gelosia cambi tra una cultura all'altra. Parliamo un po' della velocità di una relazione, ovvero quanto veloce dai dal primo passo al secondo passo al terzo passo. Allora, essere in uno stato di frequentarsi senza niente di serio magari dura un po' di più in Italia rispetto ad in America. Magari una ragazza americana vuole proprio fidanzarsi seriamente prima che una ragazza italiana. E quando si parla di, vabbè, quello, lo sapete che dico. Questo, oddio, non so quanta differenza c'è, nel senso, di solito è basato sulla ragazza, se la ragazza lo vuole fare. E secondo me dipende dalla ragazza, e questo non è una cosa così culturale quanto veloce sei disposto a fare quello. Secondo me quello dipende proprio dalla persona, quindi tutte e due secondo me uguali. Ma soprattutto, per andare al passo principale, quello più importante, sposarsi in America si fa molto presto, molto prima di un italiano tipico. Comunque sì, in America gente della mia età, ho 26 anni, già si sposa un po' di più rispetto a in Italia. In Italia anche a 35 anni non conosco nessuno che è sposato tra le persone che conosco io, quindi penso per il matrimonio sposarsi si fa prima in America. Wow!
Ho cambiato la maglietta e la luce è diversa pure, chissà perché. Perché sono stato interrotto e poi mi sono distratto e dovevo fare altre cose. Ma adesso sono tornato per finire questo video. Quindi abbiamo finito dicendo che la velocità di una relazione è più veloce e vai più alle cose serie in America. Ma volevo anche parlare un attimo di ragazzi italiani e ragazzi americani. Secondo me, i ragazzi italiani sono un po' più di tutto. Sia le cose emotive, le cose romantiche, le cose dolci, i pensierini, ma anche le cose tipo, sì, gelosia, possessività. Cioè, un po' tutte le emozioni sono... non esagerate, ma portate al livello prossimo con un italiano, almeno nella mia esperienza. Potrei anche sbagliarmi tantissimo. Un ragazzo tipico americano invece direi che è più rilassato, più sciallo, più tranquillo, più chill, più bleh. Avete capito, quindi meno geloso, però anche meno romantico, meno dolce. La mia ragazza me l'ha detto mille volte, soprattutto quando ci siamo iniziati a frequentare. Lei mi diceva sempre che sembravo non interessato a lei perché non facevo vedere il mio interesse molto. Quindi era difficile per lei accettare queste cose e anzi abbiamo trovato un via di mezzo in cui io faccio più cose dolci e lei richiede meno cose dolci. Quindi grazie a lei per quello e grazie a me per più cose dolci. Tutto sommato ragazzi, una relazione italiana è più profonda, più emotiva, più Latin lover, oh mio Dio, l'amore è la cosa più importante e profondo della mia vita e lo sarà per sempre. Una relazione americana è una cosa più scialla, anche se sì, chiaramente c'è ancora l'amore, ci amiamo lo stesso, ma è meno tipo... Avete presente che un assassino in America lo fa di solito per motivi di soldi o business o qualcosa del genere? In Italia sono tutti assassini d'amore, cioè di passione. Qualcuno uccide per la passione, si sente spesso questa cosa in Italia. In America non succede così spesso, anche perché siamo meno romantici, profondi, emotivi, eccetera. Quindi ragazzi, spero che vi sia piaciuto questo video e spero anche che vi sia piaciuto il cambiamento della maglietta a metà del video. Lo so che è piaciuto a me. Iscrivetevi al mio canale se non siete buffi. Se non ti iscrivi sei buffo, lo so che non lo vuoi essere, vero? Ah, ti sei appena iscritto. Guarda, ora quanto sei figo, mamma mia, madonna, mi piace adesso, figo, bello. Ragazzi, è stato un piacere e ci vediamo alla prossima. Peace!